Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la conduttrice Maria De Filippi è a lavoro per una inaspettata sorpresa in occasione del suo ritorno a settembre, non è mai successo prima. Maria De Filippi si prepara a fare il suo ritorno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nella prossima stagione televisiva ci sarà infatti ancora spazio per il noto dating show Uomini e Donne. Il pubblico attende con impazienza la nuova stagione che si preannuncia ricca di grandi sorprese e colpi di scena. Senza dubbio ci saranno alcune novità nel parterre del trono over con addii improvvisi ed arrivi elettrizzanti. Una grande svolta potrebbe però arrivare anche per quanto riguarda il trono classico con una scelta del tutto particolare. Tra pochissimi giorni prenderanno il via le registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne in programma all'inizio del prossimo mese di settembre. Saranno delle registrazioni fondamentali in quanto il pubblico potrà scoprire quali protagonisti del trono over sono stati scelti per mettersi di nuovo in gioco. Inoltre nel corso delle prime puntate verranno presentati anche i primi nuovi quattro tronisti. Un annuncio che quanto pare avverrà in un modo diverso dal solito, almeno per uno di loro. Il profilo Instagram Uomini e Donne Trono Classico e Over ha infatti anticipato, uno dei quattro tronisti potrebbe essere deciso in questo modo. Durante la registrazione si presentano due candidati e colui, colei, che salirà sul trono potrà essere deciso, dal parterre over. Per quanto invece riguarda i loro eventuali compagni di trono, dovrebbe andare in onda il consueto video di presentazione. In ogni caso, tutti e quattro i profili al vaglio dovrebbero essere volti sconosciuti al pubblico del dating show e quindi nessun ex corteggiatore o ex corteggiatrice. Al momento questa leggera modifica nella scelta di uno dei tronisti resta una semplice indiscrezione non ancora confermata dalla conduttrice o dagli autori del programma. La certezza assoluta la si potrà avere solo quando verranno diramate le prime anticipazioni. Da sottolineare però come in questi anni, la conduttrice si sia già lasciata andare a qualche cambiamento. Prima la decisione di unire i due troni, poi la scelta di cambiare la struttura dello studio ed infine quella di cambiare anche la storica sigla del programma. In questa edizione del dating show inoltre dovrebbero esserci due ulteriori novità, il ritorno della scelta nel castello e la versione VIP del format in primavera. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.